Fabio, possiamo dire che si era fatto quasi la bocca per la vittoria con quel vantaggio di Strefezza, poi voi anche un po' le fatiche diciamo di Francavilla a Pizzi, comunque organizzare l'aspetto da lì, cambiare un po' il turno anche di preparazione della settimana, ma è stato che un po' crolla un po' la distanza, però poi questa casertana che ha dimostrato di avere anche un po' più fame forse oggi rispetto alla resta. Ma dico che è stata la Casertana, ha avuto no più fame, è stata più brava di noi, perché dobbiamo anche dire anche le cose, beh, io personalmente devo dire dare merito agli avversari che sono stati più bravi, loro hanno avuto sicuramente, non è neanche un'altra una scusa, hanno avuto tutta la settimana per poterla preparare bene questa partita. Noi abbiamo fatto la trasferta a 30 minuti di viaggio, non voglio neanche parlare perché sembra una scusa, ma non è così. Noi abbiamo affrontato la partita, sai, a volte queste partite dalla troppa voglia di fare bene, la troppa tensione, perché queste partite ti portano tensione, perché sappiamo quanto ci teneva la tifoseria nostra, noi quanto ci tenevamo, perché noi siamo prima amareggiati, perché noi volevamo a tutti i costi vincere, tornare a casa con i tre punti, però purtroppo, ripeto, è stato anche meglio l'avversario che ha meritato nettamente di vincere. Noi dovevamo magari approcciarlo in modo diverso, però ripeto, la troppa voglia di fare bene, di portare a casa i tre punti, a volte di gioco per tutti i sensi, però adesso è anche giusto analizzarla, però subito resettare anche dopo la vittoria, soprattutto dopo la sconfitta, resettare e andare avanti e pensare che mancano due partite, siamo fine campionato, dobbiamo cercare di stringere i denti tutti insieme e andare avanti fino alla fine. Poi è normale che adesso in questo momento la stanchezza, qualche infortunio di troppo, perché abbiamo perso anche Canotto dopo un po' di minuti per un fallo stupido, è caduto perché ha preso una botta alla caviglia, però si è fatto male la gamba, dobbiamo valutare nei prossimi giorni come sta, però è un insieme di cose, ripeto, sicuramente dovevamo approcciarla e gestirla meglio questa partita e soprattutto affrontarla meglio, però ripeto, la troppa voglia, la troppa tensione ti porta a volte di giocare tutti scherzi, però resettiamo adesso, non buttiamo tutto per una partita che purtroppo la partita è importante, la partita magari forse più importante, però ci sta pure dare anche dei meriti agli avversari. Ecco, non avevo voluto chiedere più della partita, Marzolati come sta? Perché noi eravamo preoccupati proprio dall'aspetto di Francavilla, un giornalista, praticamente io poi dicendo, al di là del risultato, sperando che non avvenga l'infortunio, perché quella è una gara giocata in pochissimo tempo, e quindi diciamo l'alto ritmo, si è fermato Marzolati, si è fermato ancora Pavoni, le condizioni anche di questi due calciatori. Ma sono giocatori che devono ancora stare un po' a riposo perché hanno avuto qualche problema fisico, giocatori per noi importanti, qualche giocatore ancora non al 100%, sai, nell'economia di una squadra come la nostra, giocatori così importanti alla fine ne risenti in partita, anche soprattutto questo è importante, ma non per demerito di chi gioca al posto loro, ma perché magari l'esperienza, l'abitudine a giocare determinate partite ti porta ad affrontarle in modo diverso. Però ripeto, adesso è facile parlare col senno di poi, soprattutto per chi non c'è, però andiamo avanti sapendo di non aver fatto una buona partita, però non possiamo neanche pensare che i ragazzi possano fare e vincere tutte le partite. Dispiace più, al di là che tutte le partite alla fine valgono 3 punti, però i derby sono sempre particolari e sentite da parte delle tifoserie. Dispiace, però cercheremo di già da domenica di riscattare.